È tempo del primo videocollegamento di oggi. Siamo felici di avere con noi la dottoressa Chiara Fizzotti, responsabile FAI delle giornate europee dell'archeologia, giornate che si vivono più che si celebrano tra oggi e domenica, quindi dal venerdì 14 a sabato 15 e domenica 16 giugno 2024. Una iniziativa molto bella e importante, Maria Pia, di cui diamo la possibilità a dottoressa Fizzotti di parlarcene. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno, vi ringrazio molto per l'invito. Esatto, come stavate anticipando, questo è il secondo anno che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, aderisce alle giornate europee dell'archeologia che si tengono sempre in questo periodo a metà giugno, che sono nate qualche anno fa per volontà dell'Istituto Italiano e dell'Istituto Europeo di Archeologia. Queste giornate stanno continuando a riscontrare sempre più adesioni, sempre più paesi aderiscono e quindi siamo molto contenti di poter partecipare come fondazione. I nostri beni che apriamo in occasione, che sono sempre aperti, ma che apriamo eccezionalmente in alcune aree un po' più nascoste, sono 7 i beni che aderiscono alle giornate europee dell'archeologia. Sono i beni a vocazione più archeologica della fondazione, in cui sono stati in occasione di differenti lavori realizzate delle campagne di scavo, e sono, partendo dal sud, il giardino della Colimbetra ad Agrigento in Sicilia, nel cuore della Valle dei Templi. Poi abbiamo l'Abbazia di Cerrate a Lecce, abbiamo abbiamo Casanova Matera, che offrirà una visita speciale all'antica città greca di Eracleia. Poi abbiamo la baia di Eranto a Nerano, Massa Lubrense, in provincia di Napoli, che è una baia meravigliosa affacciata sui faraglioni di Capri. E la baia di Eranto, racconteremo i sistemi di collegamento e di avvistamento dall'antichità fino al Medioevo. Ecco, poi abbiamo Parco Villa Grigoriana. Ci stai facendo sognare ad occhi aperti, quindi ti ringraziamo per questo tour tra queste infinite bellezze. Ecco, cosa succede solitamente durante le giornate europee dell'archeologia? Allora, durante le giornate europee dell'archeologia noi apriamo alle visite guidate con esperti del settore delle aree che solitamente non sono visitabili, in cui in occasione di lavori edili ci sono state delle piccole o grandi scoperte archeologiche, e questo per esempio è il caso dell'Abbazia di Cerrate, che si trova proprio a pochissimi chilometri da Lecce. Oppure ci saranno delle conferenze sempre tenute da esperti del settore, delle visite guidate, ma anche tanti laboratori per piccoli archeologi in erba. Sempre nel caso di Cerrate ci sarà proprio uno scavo simulato, ecco, con la possibilità per i piccoli di trovare dei reperti e poi imparare anche a schedarli, quindi scoprire la storia, tutto quello che un reperto ci può raccontare. Fantastico. Quindi attività per piccoli e per adulti, conferenze specifiche proprio tenute dagli archeologi che hanno scavato, perché noi teniamo molto al legame con gli esperti del settore. Anche io sono archeologa in realtà, quindi questa iniziativa per me è estremamente importante. Penso che raccontare il passato e studiare il passato sia il modo migliore per conoscerci e per conoscere il futuro, in fondo, no? Chiara, così mi fai felice, perché l'hai detto tu stessa della tua competenza. Io voglio ricordare ai nostri telespettatori, proprio perché di recente abbiamo parlato delle eccellenze universitarie in tutto il mondo, che per quel che riguarda la disciplina della nostra Chiara, l'Università La Sapienza, correggimi se sbaglio, è ancora sicuramente al top tra le prime. Non so se la prima assoluta, quindi siete i più competenti tra i competenti in fatto di archeologia. Sì, ovviamente. Sì, noi collaboriamo davvero con tanti istituti universitari sparsi sul territorio e li coinvolgiamo tutti in questa occasione. È davvero, sono il fiore all'occhiello del nostro paese, ed è giusto che vengano valorizzati sempre in ogni occasione, perché certo, Facciamo tutti un grande lavoro. Nelle giornate del FAI è bellissimo, appunto, farsi guidare dagli studenti. A me è capitato spesso ed è un'esperienza bellissima. Però volevo chiederti, Chiara, a che cosa
ti stai dedicando, al di là, diciamo, del tuo impegno al FAI, che sicuramente ti coinvolge, non so se H24, ma in ogni caso, cos'è che possiamo tenere d'occhio, per cui dire un domani, ecco, lo sapevamo già che da questo luogo sarebbero arrivate delle belle sorprese. Dov'è che ancora c'è da scavare? Non vorrei essere autoreferenziale, però darei un occhio al giardino della Colimbetra nei prossimi anni e poi, beh, sicuramente Pompei, perché continua a riservarci tantissime novità, ma in realtà il nostro paese è tutto da scoprire, riserva sempre novità interessanti. Noi stessi non ci aspettavamo, ecco, di avere nuove informazioni e nuovi dati da alcuni dei nostri beni. Proprio ci puoi spiegare meglio Colimbetra, che luogo è questo giardino della Colimbetra, allora, che è un termine giardino, anche complesso. Sì, è un termine greco che significa piscina. Ed è in questo momento un agrumeto rigogliosissimo e verdissimo nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, che invece è abbastanza brulla. Si tratta di 6 ettari che si trovano a una quota più bassa rispetto all'area sacra, diciamo, della Valle dei Templi. All'interno del giardino della Colimbetra, che il FAI ha in concessione da diversi decenni ormai, scorre un ruscello che quindi lo rende assolutamente vegetato, insomma, e noi coltiviamo, abbiamo anche un orto al giardino della Colimbetra. Il giardino della Colimbetra è rifornito dal punto di vista idrico da una serie di condotti ipogei che sono stati scavati 2000 anni fa, probabilmente li ha fatti realizzare il tiranno Terone dagli schiavi cartaginesi, e quindi sono chilometri di cunicoli che ai tempi rifornivano Agrigento, che quindi era una città assolutamente florida dal punto di vista idrico nei tempi antichi, a differenza del momento attuale. E questi ipogei, si racconta almeno l'autore romano Diodoro Siculo, che allagassero la Colimbetra, tant'è che ne parlano come di una piscina popolata da cigni e da pesci, insomma un luogo meraviglioso. Ecco, noi vogliamo saperne di più e quindi abbiamo avviato un progetto di ricerca, un sodalizio molto importante con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e con l'Università degli Studi di Milano, e quindi domani saremo al giardino della Colimbetra a raccontare per la prima volta con gli esperti dell'Università degli Studi di Milano il legame molto stretto fra alcune piante, alcune specie botaniche che ancora oggi si trovano al giardino della Colimbetra e le divinità. Bello. Perché quindi, insomma, essendo nel cuore di un'area sacra, possiamo, insomma, avvieremo degli studi e anche delle campagne di scavo proprio nell'autunno del 2024. Bisogna sempre anche rettificare quello che ci insegnavano, perché noi rispetto alle acque abbiamo sempre saputo che sono stati i romani con le loro terme a inventare l'uso dell'acqua in maniera anche ludica e molto ludica. E invece, a quanto pare, l'hanno fatto anche i greci, anche addirittura. Assolutamente sì, in maniera veramente ingegnosa. In realtà, ecco, sappiamo anche di quanto i romani fossero abili a concretizzare tante altre invenzioni del mondo e della cultura ellenica, ma anche di quella cartaginese, dei popoli etruschi che hanno colonizzato. Ma noi staremo delle ore qui a parlare di tutto questo con Chiara, una preziosissima ospite in questo senso. Il tempo però purtroppo è sempre tiranno. Intanto la regia ci condivideva durante la nostra chiacchierata anche alcune immagini del sito ufficiale del se FAI, posso, lo ricordo, Fondo Ambiente Italiano. Per tutte le informazioni e gli approfondimenti è www.faiarcheologia.it. Esatto. C'è una pagina proprio dedicata a questo weekend delle giornate europee dell'archeologia, per cui potete scegliere
quelle che vi piacciono di più o che sono più vicine a casa vostra per approfittare, nel senso buono del termine, di questa meravigliosa occasione. Chiara, noi ti ringraziamo per essere stata con noi grazie stamattina. Grazie per l'invito. Restiamo in contatto, grazie, perché l'archeologia è un mondo che ci piace. Noi diciamo spesso che l'Italia è un museo a cielo aperto, ma potrebbe benissimo anche essere appunto un campo di scavi a cielo aperto. Quello che ci hai raccontato ce lo dimostra. Per cui ti aspettiamo nuovamente su Padre Pio TV, grazie, per altri viaggi, per altre scoperte. Nel frattempo ti auguriamo buon proseguimento di giornate e buone giornate europee dell'archeologia. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci in piscina. Arrivederci, assolutamente vi aspetto. Noi ora diamo la linea alla regia, ci ritroviamo tra pochissimo per celebrare un'altra importante giornata, quella della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.